pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. E se Donald Trump riuscisse a ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 2024, l'ex presidente degli Stati Uniti è stato appena condannato a New York per abuso sessuale, non per stupro, la differenza è legalmente sensibile, e dovrà risarcire la vittima, la scrittrice E. Jean Carroll, con 5 milioni di dollari, di cui 2 milioni per l'abuso e 3 milioni per l'accusa di diffamazione. Un mese fa invece è stato incriminato per il caso Stormy Daniels, accusato di aver pagato la pornostar in nero con una somma di 130.000 dollari per comprare il suo silenzio a proposito dei rapporti fra i due risalenti al 2010, quando Trump non era ancora avviato alla carriera politica. Eppure, nonostante tutto questo, l'elettorato repubblicano non sembra muoversi di un centimetro. È presto, intendiamoci, mancano 18 mesi alle elezioni del 2024 e chissà quante cose possono cambiare, quante altre cose possono succedere. Però l'ex presidente degli Stati Uniti è avanti a tutti gli avversari del suo partito nella corsa per le primarie. Soprattutto è davanti a Ron DeSantis, governatore della Florida, il più credibile tra gli oppositori di Trump, e neanche di poco. Secondo un sondaggio di CBS News, il 58% degli elettori repubblicani voterebbe Trump alle primarie contro DeSantis, fermo al 22%. Gli altri competitor arrivano al massimo al 5%, a partire da Mike Pence, che peraltro è stato vicepresidente degli Stati Uniti con Trump. Il consenso dell'ex presidente degli Stati Uniti, insomma, non si arresta nonostante gli scandali giudiziari. Trump, anzi, continua a rilanciare. La CNN lo ha intervistato per un'ora e mezzo davanti a una platea di 400 elettori repubblicani. Il registro d'attacco è sempre il solito, persino sui tragici fatti del 6 gennaio 2021, quando il Campidoglio fu assaltato dai suoi sostenitori, convinti della illegittimità del voto presidenziale del 2020, e continua Trump a dire l'indicibile, e cioè che il 6 gennaio 2021 è stato un giorno bellissimo e che gli assaltatori trampiani, trampisti, erano delle brave persone con i loro cuori carichi d'amore. Boh. Trump è una disgrazia anzitutto per il Partito Repubblicano, ha dimostrato fin dal 2016 quanto è facile farsi beffe di un establishment di politici professionisti e conquistare una nomination per la presidenza degli Stati Uniti a colpi di berci e grevità. Verrebbe da solidarizzare con il GOP, Grand Old Party, che si potrebbe ritrovare per la seconda volta a essere rappresentato da un cacciaballe, a voler essere gentili, ma ciò che i repubblicani ancora oggi non riescono ad ammettere è che Trump è figlio loro. Non è mai apparsa nel GOP una alternativa credibile a Donald Trump, e l'ex presidente degli Stati Uniti è il primo a saperlo. Per questo veleggia in splendida solitudine sulle macerie repubblicane, e se alla fine dovesse riuscire a presentarsi davvero alle primarie, potrebbe seriamente vincerle. E come finirebbe a quel punto contro Joe Biden, che pochi giorni fa ha detto che nel 2024 si ricandiderà?